Allora, a questo punto è arrivato il momento di un'altra premiazione, quindi chiedo ad Elisabetta di raggiungermi per la motivazione, la premiazione per il prossimo ospite. È più famosa Striscia la notizia o Striscia lo striscione? Beh, in questa ultima stagione televisiva sicuramente il risultato è stato di assoluta parità, nel senso che Striscia la notizia non sarebbe stata la stessa senza Striscia lo striscione, una vetrina sugli striscioni più curiosi esposti la domenica negli stadi italiani, curata da Cristiano Militello. Comico, brillante interprete di spot televisivi, ha partecipato... di spot televisivi ha partecipato con ruoli minori a film di successo. Il suo libro, Giulietta e una zoccola, un'esilarante raccolta degli striscioni più divertenti apparsi negli stadi italiani, ha conosciuto un successo strepitoso che lo ha fatto conoscere ed apprezzare come umorista con venature comiche, lanciandolo a pieno titolo nel mondo dello spettacolo. Quindi non importa che io dica, invitiamo sul palco quel ballerino di Cristiano Militello! Grazie, grazie, buonasera a tutti. Ciao Alessandra e grazie alla giuria, insomma, che ha fatto questa valutazione lusinghiera nei miei confronti. Allora, consegnano il premio. Giovanni Bertilacchi, assessore del comune di Villa Basilica, e il comandante della stazione dei carabinieri di Villa, il maresciallo Cosimo Calderone. Ocio, sei arrivato un po' velocino sul palco, non so come la mettiamo, ci sono anche le foto. Sì, una conoscenza preventiva quella del comandante dei carabinieri, che giustamente viene a prendere le impronte digitali. Ma non è che c'è anche Roncato? No, ecco. Ecco la foto di rito, avvicinatevi, non proprio alla fontana, diciamo che è bellissima. Ecco, però se vi sposate, ecco, meglio. Bene. Allora, e questa ovviamente la motivazione. Cristiano, tanto lavoro per te, tanta gavetta, quindi il libro, il striscione, il grande successo, la televisione. E a questo punto? Si fa festa, pensione, via! No, a questo punto, se non mi intercettano anche me, il che non è da escludere, se non mi arrestano prima di settembre, ripartiamo, perché alla luce di quello che è successo, nel bene ma soprattutto nel male, il lavoro non dovrebbe mancarci, quindi ci aspetta una terza edizione, penso scoppiettante. Gli ultimi due mesi a Striscia la notizia le puntate si montavano da sole, visto lo scandalo che era appena scoppiato, quindi spero... Che ci sia molto lavoro in primis, ma soprattutto i tifosi paradossalmente hanno dimostrato di essere, alla luce di quello che è successo, poi se vogliamo la parte migliore di questo che era uno sport e invece è diventata una cosa un po' di plastica, un po' discutibile, insomma. Quindi viva i tifosi e l'ironia che sono in grado di esprimere. E devo dire che al look ci siamo, il signore in bianco, tu in verde, io in rosso, questo è molto patriottico. Io direi anche che ci sono, si è vinto il mondiale, ci sono delle immagini da seguire, quindi ti guardiamo molto volentieri, dimmi. Prima che partano ci tengo a dire che sono cose, ecco, di qualche anno fa, magari un po' meno conosciute rispetto a quelle di Striscia lo striscione, però... hanno sempre a che fare con il microfono piazzato sotto il naso della gente. Sono un piccolo mix di interviste un po' surreali con delle domande un po' particolari. Faccio domande? Sì, sì. Dimmi quando? Quando?
Sì, no, quando era una prova per lì. Per ah, ho capito. Se te la tua migliore amica ti dicesse un giorno che è diventata presbite, te cosa, come reagisci? Beh, comunque non sono razzista, cioè se è una mia amica, è mia amica, non è una questione che... Se lei in famiglia così avesse un figlio eterosessuale, che come si comporterebbe con lui? La disgrazia. Pescando all'estero si parla di questo attaccante tedesco, Schopenhauer. Ah, Schopenhauer è buono, sì, questo è fortissimo atleticamente. Ma mi sembra che Napoli abbia preso oggi, leggendo il mattino, un giocatore brasiliano. Ordigno. Sì, questo è bravo, molto bravo. Bisogna subito lanciarlo contro il Milan. Giocatore bomba. Sì, è un forte centravanti, 21 anni. Tra Van Damme e i Simpson, questi due cantanti che sono venuti a Sanremo, lei dovesse sceglierne uno. Guardi, non li conosco nessuno dei due, però da quel che ho sentito dire sono i migliori Simpson. Si parla di questo Ivano Fossati della Cremonese. Fossati è un buon giocatore, non sappiamo a che livello tecnico può arrivare Fossati, questa è la realtà. Ma se ora lo passasse la mutua, diciamo, tu te lo faresti un leasing al viso o no? Ho il terrore matto degli ospedali e delle operazioni. Lei è un esperto? 40 anni d'abbonamento del Napoli. Tra 20 anni un bel meeting al viso? No, secondo me le rughe fanno parte della personalità, a una certa età ci vogliono anche quelle. Giusto. La ringrazio. Beh. Buongiorno. Che cos'è? Questo è un programma televisivo. Cioè quale? Domenica Inn. Grazie. Prego, un saluto a Maurizio Costanzo. Domenica Inn? Oh, scusi, No, mi dispiace, poverino. Poverino, ho rovinato tutto. Ma sei andato via, proprio cattivo. Mi dispiace. E c'è l'altro, come si chiama? Come si chiama là? Ah, Paolo Conti, che è tanto carino e simpatico, un bacione. Scusi? Scusate? Voi parli italiano? Parlo italiano. Ok, noi televisione olandese. Voi qui per festival? Festival Sanremo. Qual essere vostro cantante italiano preferito? Quale cantante preferito? Laura Pausini. Tu sei d'accordo sul fatto che una coppia di Logorroici possa adottare un bambino? Non tanto d'accordo, sinceramente. Perché? Beh, perché sinceramente, perché andare contro natura? Giusto. Io posso presentare il mio... Aspetti un attimo che io traduci. Al Wanderlust of the Point and Anzerwai agli Kermit Conis della Laura Pausini. Laura Pausini. Io sono proprio un anormale. A lei è logorroico? Non lo sono ancora. Però potrebbe diventarlo col tempo. Col tempo, normale. Quale presentatore? Presentatrice. Presentatrice. Preferisci per festival? Sicuramente Raffaele Carrà. Ma tutte queste labbra al cherosene, questi semi al mascarpone fanno? A me piacciono naturali. Naturali. Un biondrai farfarone amoroso, notte giorno d'inferno chiarrando. Parlavamo di Sanremo. Ah, non l'ho vista. Poco. Ho cominciato e poi ho smesso prima da cominciare. Unser Ball als erste Ball der Bundesliga Raffi Kara. Du hast vielen Dank, ein tolles Frühling. Thank you, bye-bye. Van Basten. Bellissimo, veramente. Io so che tra l'altro è qui nel pubblico la tua mamma, che è originaria di Lucca, è così? Sì, mia mamma è originaria di Pisa, però da 20 anni vive a Lucca, quindi insomma voglio dire, sì, c'è quindi... credo sia in terza fila come Barrichello praticamente e quindi ora devo pescare anch'io. Ma parla bene italiano, non c'è problema, eh? Sì, meglio di Schumacher, che cioè Schumacher fa finta, poi quando va in banca a ritirare il bonifico in realtà dice anche 33 trentini entrarono a Trento trotterellando, che è la parola d'ordine del bancomat, lui fa finta. Sempre sospettato. Il momento bello della targa, sì, vediamo un po' a chi verrà assegnato questa targa, quindi... Col culo che c'ho verrà sicuramente il vigile urbano a me a prendere... A portarti una multa e tu gli dai la targa, dai. Ok, allora il numero è giallo, è cioè il colore è giallo e 15 giallo. 15.
Cioè, cosa comporta sto? No, non ho capito. È sempre la stessa persona? Cambiamo allora. Ma cosa fa il giro? State giocando a sbarbacipolla là perché siete tutti sulla sedia? Cos'è? Come si funziona qui? Non ho capito. Ecco, una vincitrice. È di Villa? Oh, originaria di Villa. Il nome? Marisa. Marisa, sbasciocchiatelo. Che la mamma dà il permesso, vero signora? Ecco, una bella targa, un bel ricordo. Ci lasci con uno striscione? Ma sì, ce ne sono tanti meravigliosi. Abbiamo citato Giulietta Nazzoccola. Eravamo un po' indecisi, che no, detto così è un po', però... è una risposta dei napoletani ai veronesi che si presentarono all'andata con Vesuvio Facci Sognare. I napoletani ebbero 6 mesi di tempo per pensare alla risposta, andarono allo stadio di Verona e in 4 parole demolirono la veronesità italiana nel mondo. Ricordo con grande piacere anche un genio della Fiorentina che in un vecchio Fiorentina Como scrisse: voi con maschi, noi con le femmine, insomma. Quindi cosa che è stata poi ripresa, insomma, in più salse e in più lingue. E lo striscione che però in assoluto amo di più ricordare, perché noi in Toscana non ci facciamo mancare niente, però a Roma ci sono delle cose meravigliose. Striscione forse più divertente di sempre, almeno per me, Fiorentina-Roma di 5 anni fa. La Roma era prima in classifica, la Fiorentina terza. Il prefetto decise di fare giocare la partita di lunedì per motivo d'ordine pubblico, perché dissero: il lunedì da Roma verrà meno gente, giorno feriale. Invece arrivarono a Firenze 8.000 tifosi della Roma capeggiati dallo striscione: siamo tutti parrucchieri. E io penso che questo sia un capolavoro. L'hai vista nell'euforia dei mondiali lo striscione che hanno messo gli italiani in Germania dopo la vittoria, e ora ridateci la Gioconda, che non è male. Non è male, ti posso dire che io ho goduto come una berva con la R, perché ero presente a Berlino, anche se sono atterrato 40 minuti prima dell'inizio della partita, sono entrato, il tempo di capire chi è che stava... Oddio, potevi arrivare anche 40 minuti dopo, perché il bello è successo dopo. Infatti, diciamo che sono arrivato, dopo 30 secondi ha fatto gol Materazzi, da lì in poi non ho più capito nulla e mi sono ritrovato ubriaco. Ho capito che però un bicchiere d'acqua costava 4 euro allo stadio. Hai tirato testate a qualcuno? No, perché a Luca... No, testate non ho tirato a nessuno. Okay. Però a Luca abbiamo acquisito questa sensibilità... Insomma, sai, Luca è famosa perché hanno il bancomat con l'elastico, quindi il bicchiere a 4 euro mi è rimasto impresso. Hai ragione. Grazie a Cristiano Militello, grazie.